La storia infinita dello scalo merci ad Indicatore e ad Arezzo potrebbe avere un lieto fine. Con la delibera del Consiglio Comunale del settembre 2021 sono stati approvati la relazione tecnica e il nuovo progetto relativo al piano particolareggiato. Inoltre è stata definita la convenzione con ALI, la società concessionaria dell'area, per la ridistribuzione delle superfici dei vari lotti, per consentire di rispondere alle manifestazioni di interesse giunte alla stessa società. Siamo a concretizzare le scelte che questa amministrazione porta avanti dal 2019, il 2019 con la prima variante che ha aperto appunto l'area a nuove possibilità di insediamento e dal 2021 con la delibera del Consiglio Comunale in cui è stato rivisto il piano volumetrico del macrolotto 1 e anche la convenzione è stata modificata in virtù di richieste che già allora erano pervenute alla società ALI e al comune di aziende che avevano volontà di insediarsi in quell'area. Il comune appunto è venuto incontro a queste loro esigenze. E ad oggi siamo molto orgogliosi che 5 aziende del nostro territorio concretamente stanno progettando le loro strutture operative nell'area dell'interporto. Questo oltretutto sta facendo da volano anche per altre manifestazioni di interesse che andranno a completare anche gli altri 2 macrolotti, 2 e 3. E quindi tutta l'area probabilmente finalmente verrà ridefinita e rigenerata e riqualificata. Come amministrazione ovviamente non possiamo che essere molto soddisfatti, anche perché questo ha portato e porterà nelle casse del comune un introito IMU che era dovuto da anni e che ALI chiaramente avendo riscosso da queste aziende pagherà al comune. Sono 5 le aziende aretine che hanno formalizzato l'acquisto di oltre il 55% dell'area edificabile: Marconi, Seco, Pastorelli, GIM e Solimeno. E ci sono altre manifestazioni di interesse per la parte restante. Io ne sono straconvinto che genererà ovviamente ulteriore domanda, perché aree industriali pronte per poter essere edificate non ce ne sono nel nostro territorio. Quella è un'area che ha come dire, posizionamento strategico, perché comunque è vicino al raccordo, e quindi sicuramente io prevedo che a breve sarà comunque tutta urbanizzata e quindi tutta edificata. E questo è un importante risultato, perché quell'area, come ho ricordato in conferenza stampa, rischiava di fare una brutta fine e diventare l'ennesima ex area abbandonata, sede ovviamente di ricettacolo di rifiuti, come è accaduto negli ultimi anni, perché lì appunto c'è stato grossissimi problemi di ordine pubblico, di pulizia, di decoro. Quindi il fatto che le aziende aretine abbiano ritrovato un interesse su quest'area è una cosa positivissima per il futuro del sviluppo dell'area stessa.